poi da Cagliari. Speriamo che questa volta vada tutto bene, perché le altre volte abbiamo avuto dei problemi con l'audio. Vediamo questa volta come va. Io, se sei d'accordo, Salvatore, cederei a te questo collegamento. Ecco. Eccomi qua. Ecco Carlo. All'insegna. Oh, vediamo Carlo che guarda che si è preparato anche col fondale. Facciamo subito vedere. Ecco qua. Carlo Loi da Cagliari, ricordiamo Carlo Loi che è segretario dell'Associazione Radicali Cagliari, ma anche componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Come stai Carlo? Buonasera a tutti, ciao ragazzi, sto bene, diciamo che a parte l'herpes che purtroppo ancora mi dà problemi, però sto abbastanza bene. E poi soprattutto ragazzi, tutto il pomeriggio a casa, io ho detto questa domenica me vado a impalmare, mi rilasso, mi distraggo un po', e invece sono vincolato a subirvi e a subirmi, sto scherzando. Abbiamo costretto a rinunciare a piacevoli distrazioni. Ma sì, c'è di peggio, ci mancherebbe altro, sto scherzando. Se non allora, cosa si dice a Cagliari, cosa succede a Cagliari, quali sono le iniziative politiche che i radicali hanno investito a Cagliari? Io poi ti saluto, ti lascio la parola a Salvatore Antonacci che avrà la conversazione con te. Però la prima domanda te la voglio fare, qual è il punto dell'iniziativa politica a Cagliari, cosa avete previsto per Ferragosto? Allora sì, Ferragosto, diciamo che lo anticipiamo di un giorno, ciao Roberto, buona riposo, siete riposi un attimo, ciao Salvatore. No, che succederà a Ferragosto? Dicevo che noi anticipiamo un giorno prima e facciamo una visita al carcere di Buoncammino, che è il carcere per eccellenza cagliaritano, assieme all'onorevole Roberto Rao, che è portavoce di Pier Ferdinando Casini, nonché deputato del suo partito, e assieme anche a Gisella Trincas, che è la presidente dell'ASARP, che sarebbe l'Associazione Sarda Assistenza Recupero Psichiatrico. Dato importante anche perché all'interno del carcere di Buoncammino purtroppo sono presenti molti malati con problemi psichiatrici, l'anno scorso addirittura se ne sono contati 80, quindi abbiamo ritenuto opportuno invitare proprio la presenza di Gisella, che da anni si batte a favore di un recupero psichiatrico che sia più idoneo e meno cruento e violento rispetto al solito. Ma io avevo, Salvatore, se tu hai delle domande oppure sì, se sì, noi no, guarda, volevo approfittare della citazione che tu hai fatto del carcere di Cagliari, perché purtroppo la situazione carceraria in Sardegna, beh, d'altronde del resto come un po' in tutta la penisola, è abbastanza diciamo seria, a dir poco, no? Tempo fa ci fu tutta quella vicenda legata non a Cagliari, se non vado errato, un altro carcere forse tra i peggiori, nelle peggiori condizioni in Italia, che era quello di Sassari, no? Che è una situazione sì, veramente di al di fuori, no? Quasi dell'umano, insomma. E la situazione mi testimoni che anche in Sardegna è, no? È assai... Ahimè, sì. Purtroppo sì, la situazione è decisamente drammatica. Tenete San Sebastiano purtroppo, tra l'altro, appunto, è uno delle, come stavi giustamente dicendo, Salvatore, una delle peggiori istituzioni carcerarie in Sardegna, vanta questo primato anche a livello nazionale. Sarà importante probabilmente nei giorni a Ferragosto, adesso non so esattamente la data, però in quei giorni anche la visita a un'altra struttura carceraria, che è il carcere minorile di Quartuccio, che è una località a pochi chilometri da Cagliari, dove grazie all'opera incessante e meritoria di un sacerdote illuminato come Don Ettore Cannavera, diciamo che la situazione è un pochino più agevole, anche se questi ragazzi, potete immaginare, tutti minorenni, con grosse difficoltà di adattamento, con grossi problemi di carattere personale, purtroppo sono costretti a vivere dentro una struttura carceraria vera e propria, con tutti i limiti. Si parlava poi dell'intenzione da parte di questo governo di riaprire, no? Impianti storici, cosa è rimasto? Questo senso. Ma diciamo che c'è la possibilità che il carcere di Buoncammino venga trasferito in una località vicino a Cagliari che si chiama Uta, dove c'è, siccome non so, per chi non lo conoscesse, praticamente il carcere è ubicato in una zona un'area di Cagliari abbastanza frequentata dal famoso passeggio cagliaritano, almeno questo sino a metà anni 80. Adesso un po' si è trasferito altrove, nei centri commerciali come avviene in tutte le città. Diciamo che la struttura è, non dico fatiscente, però è inquietante, nel senso che proprio sembra, non so se
avete presente la Bastiglia, sembra veramente proprio il carcere di Parigi, di rivoluzione della memoria. E quindi diciamo che è abbastanza inquietante di avere questa struttura che tutti, tra l'altro fa gola a moltissimi imprenditori perché si pensa addirittura di poterla riutilizzare o come albergo o come struttura ricettiva o come tassoterapia, non so che cos'altro. Comunque sarebbe sicuramente meglio pensare di doverlo trasferire non tanto lontano dalla città di Cagliari, quindi dal capoluogo, in modo da poter permettere alle famiglie che hanno necessità di avere i contatti con i parenti che risiedono al carcere, diciamo così, di raggiungerlo con facilità. La cosa pazzesca di Cagliari, almeno l'anno scorso, abbiamo fatto sempre la visita con Rao, che ogni anno si dimostra disponibile e sensibile alle tematiche radicali, abbiamo riscontrato una cosa molto particolare, ovvero la grossissima presenza di detenuti extracomunitari. La maggior parte, purtroppo nessuno, hanno addirittura difficoltà proprio a comunicare con le guardie carcerarie, per cui grossissimi problemi di interpretariato, di adattamento e quant'altro. Quindi sembra proprio una vera e propria, è brutto ovviamente dirlo. Una buona parte naturalmente rinchiusi per motivi, no? Piccoli reati, piccolo spaccio, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente, certo. Per reati molto banali, molto futili, assolutamente. Sicuramente non è un carcere di massima sicurezza. Eppure in Sardegna abbiamo la presenza di, abbiamo avuto almeno in passato un carcere di massima sicurezza. A quello mi riferivo nella domanda sull'eventuale riapertura, perché si era vociferato, no, da parte del governo l'intenzione di riaprire quelle strutture un po' di tempo fa, se ricordi. Sì, il carcere di Bade Carlos, scusami se avevo frainteso la domanda. No, tranquillo. Quindi questa è la situazione. Senti, per passare all'analisi dell'attività radicale, cosa bolle in pentola oltre alla visita? Vabbè, che ormai è pausa ferragostana, quindi per la rentrée di settembre, cosa avete in programma? Ma a settembre appunto abbiamo tutta una serie di cose che ancora stiamo cercando di mettere in cantiere, anche perché purtroppo la nostra attività è un po' ridotta all'osso in questo periodo, perché purtroppo chi problemi di studio, chi problemi di lavoro, abbiamo avuto veramente difficoltà. Oddio, una telefonata in diretta, ragazzi, scusate un attimo. Pronto? Ciao, ci sentiamo fra 10 minuti, poi ti spiego perché. Ok, ciao. Lo stuolo delle ammiratrici si fa sentire, insomma. Sì, certo, infatti. Hai innaffiato le piante? No, io ho questi linguaggio cifrato, diciamo. Esatto. Senti, vabbè, no, passando al dibattito politico regionale, vabbè, sì. Ci sono state le elezioni regionali l'anno passato, vittoria in pompa magna di Cappellacci, che poi è andato via col vento. A questo proposito, infatti, avevo preparato una sorta di un po' di appunti su questo fatto. Sì, se vi interessa, posso esporvi un po' qualcosa. No, tranquillo, assolutamente. Ok, così Salvatore ti riposi, mi ascolti un attimo e ti rilassi un attimo. Allora, comunque, la cosa è questa, praticamente. La Sardegna da diversi mesi a questa parte è riafferrata all'attenzione della politica nazionale, non tanto per velleità nazionalistiche, autonomistiche, identitarie o pseudo-rivoluzionarie, ma per tutta una serie di fatti e soprattutto i misfatti che hanno caratterizzato l'inizio dell'estate del 2010. A partire dallo scandalo dell'eolico che travolge in pieno il presidente Cappellacci e tutta la sua giunta, infatti rompendo nella campagna elettorale delle elezioni amministrative il rinnovo delle 8 province sarde di ben 176 comuni. A partire dalla Procura di Roma che iscrive automaticamente nel registro degli indagati il presidente del PDL Ugo Cappellacci, che come giustamente ricordavi Salvatore è stato eletto l'anno scorso grazie anche all'appoggio sostanziale del premier Berlusconi, che è sceso in Sardegna come sa fare soltanto lui, con un'armata di guerra e ha praticamente occupato tutto e di più, lasciando purtroppo il candidato Soru indifeso e in un angolo, non difeso neanche dai suoi compagni. Qualche maligno ha detto ci ha messo anche del suo, comunque questa è opinione, insomma. Ma sicuramente, nulla di strano, non è assolutamente maligna come considerazione, ma la trovo assolutamente pertinente. Dicevo che la Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati il presidente Cappellacci per abuso d'ufficio e concorso in corruzione,
Queste sono appunto le ipotesi depositate dai magistrati normanni nell'inchiesta sugli appalti per l'eolico nell'isola. Dal canto suo, Cappellacci sostiene che aspetta fiducioso il lavoro dei magistrati, come prassi in genere avviene che per chi viene colpito da un'ordinanza di questo genere. E lui dice: continua a sostenere che le circostanze oggetto di indagine sono praticamente chiarissime ed emergerà con tutta evidenza la sua correttezza, la trasparenza e il rigore della sua giunta. Tra l'altro c'è stato pure un dibattito in aula in consiglio regionale che ha consentito di far emergere una serie di ipotesi, però purtroppo l'opposizione in consiglio è talmente debole che lo stesso PD non è stato in grado di contrastare con forza, secondo me, quelle che sono state è stato l'atteggiamento della giunta. Naturalmente non è che ancora Cappellacci deve essere ascoltato, le indagini devono andare avanti, non è che lo sto condannando a priori, no, però diciamo assolutamente grosse responsabilità da parte sua, secondo me, tenendo conto che purtroppo lui è stato avvicinato anche da un personaggio ben noto in Sardegna, anche le cronache nazionali, come Flavio Carboni, che è conosciuta le cronache soprattutto i misfatti di questo paese. Tra l'altro adesso aspettiamo, vediamo a settembre cosa succederà con la ripresa dell'attività del Consiglio, a questo punto ai giudici arda sentenza. Poi decisamente questa cosa diciamo che sta caratterizzando gran parte della Anche perché poi lo scandalo ha colpito personalità di rilievo nazionale, cioè il coordinatore del PDL, Denis Verdini, no? Esatto, Denis Verdini è direttamente coinvolto, che tra l'altro è anche presidente del Credito Fiorentino, dove praticamente pare siano transitati dei soldi che hanno in qualche modo poi favorito e foraggiato le attività di chi avrebbe dovuto iniziare le attività sull'eolico in Sardegna, quindi tutta una serie di inciuci strani che non si capisce bene da dove arrivano. Solita cancrena all'italiana, diciamo, no? Esattamente. Cosa importante invece volevo segnalarvi, c'è stato praticamente lo scorso 15 luglio una manifestazione di malati di SLA sotto la regione Sardegna, esattamente sotto l'assessorato alla sanità, capitanati dal fortissimo, diciamo così, dalla volontà del signor Salvatore Usala, che è malato di SLA da qualche anno, che ha un po' sensibilizzato l'opinione pubblica su quelle che sono i problemi dei malati di SLA, e soprattutto in Sardegna. Se vi interessa vi leggo l'appello del signor Usala, che è abbastanza interessante. Assolutamente. Ok, allora, i malati di sclerosi laterale amiotrofica hanno perso pazienza, speranza e fiducia. La malattia è devastante e obbliga tutta la famiglia a subirne le conseguenze. I nostri cari sono murati vivi in casa, prigionieri senza colpa. Il giorno 15 luglio, alle ore 10:30, manifestazione. Ok, poi lui continua con la sua lettera e dice: parteciperanno tra gli altri malati gravissimi che vivono grazie a un respiratore, che sono perennemente in difficoltà e non sono mai usciti di casa dopo la tracheotomia, e vogliono manifestare tutta la loro delusione per un trattamento inumano. Il progetto assistenziale elaborato dalla Commissione regionale SLA è pronto sin da gennaio, ma l'assessore Liori, così si chiama l'assessore alla sanità, non vuole firmarlo. Anche l'interrogazione urgente dei consiglieri dell'opposizione non ha avuto risposta. Non si capisce il motivo di tale resistenza, non ci sono infatti aggiuntivi nell'immediato, ma si avrebbero notevoli vantaggi per i familiari, che avrebbero un sollievo notevole. Per essere chiari, il malato di SLA in fase di completa dipendenza costa al servizio sociosanitario circa 84.000 euro. Con il progetto in fase transitoria il costo sarebbe 86.000 euro, con la differenza che si passerebbe dalle 10 ore complessive di assistenza sanitaria alle 18 ore complessive. E poi, insomma, quindi alla fine signor Usale e il comitato locale si auspicano appunto un intervento da parte dell'assessorato alla sanità. Tra l'altro io ho partecipato personalmente anche come radicale, diciamo, alla manifestazione, e siamo stati lì, non personalmente, io purtroppo non potevo partecipare all'incontro direttamente con l'assessore, so che comunque è andato abbastanza bene, è rassicurato, rimandato a settembre anche qua,
la possibilità che questa cosa abbia finalmente una soluzione. Un appello accorato che speriamo abbia pronto recepimento. Peraltro una vicenda che mi ricorda, anche se sono un po' diverse come no, quella di Giovanni Nuvoli, no? Il malato terminale che appunto era un altro caso Welby. Per quanto riguarda la questione testamento biologico, eutanasia, c'è qualche cosa che si sta muovendo? Ma sicuramente in passato abbiamo cercato anche, addirittura sin nei primordi della Rosa nel Pugno che si era creata a Cagliari insieme ai compagni socialisti, di poter portare avanti un progetto di questo genere. Poi purtroppo una serie di cose, cambiata la giunta, il consiglio comunale modificato, non c'è stata più la possibilità, non se ne è più riparlato di questo progetto. Comunque anche questa è una delle iniziative che metteremo in cantiere, quindi speriamo che questo possa andare avanti. Senti, ho saputo vai, scusami. No, prego, prego, dimmi. No, dicevo, ho saputo che comunque anche all'interno del PD sardo la situazione è tutt'altro che di lira, ci sono scontri di potere tra le varie, chiamiamole come insomma, con il loro nome, fazioni, eccetera, eccetera, gruppi rivali. In questa atmosfera, lo stato dei rapporti con il PD dei radicali, voglio dire, mi hai fatto riferimento alla zona di Cagliari, dove più o meno si è trovato, no? qualche riscontro. Nel resto dell'isola? Il resto dell'isola purtroppo non so darti nessuna informazione, nel senso che forse Sassari, Isabella, la compagna storica di Sassari, ha cercato in qualche modo, forse lei, di avviare dei contatti. Per quanto riguarda Cagliari la situazione è abbastanza particolare, nel senso che anche per le amministrative, quindi per le provinciali, per le comunali, ultimi di maggio scorso abbiamo cercato di avviare contatti direttamente con il segretario, che mi aveva assicurato personalmente: tranquilli, vi chiamiamo, facciamo partecipare al tavolo allargato dei componenti del centro-sinistra. E poi tu li hai sentiti, Salvatore? Io non li ho sentiti. E quindi sono piuttosto lontano, quindi voglio dire, c'è un mare in mezzo, quindi. Esatto. Ma questo secondo me purtroppo risponde a logiche sì, nazionali, nel senso che certo. Inevitabilmente anche noi, cioè la nostra componente radicale, ha grosse difficoltà a rapportarsi assieme al PD, certo. Tant'è che insomma conosciamo ben note vicende dei parlamentari radicali. Poi una cosa che ho seguito con interesse è stata la bella affermazione di quelli dell'IRS che hanno pigliato tre consiglieri provinciali alle elezioni scorse. Tra l'altro mi ripromettevo anche di intervistare qualcuno dei leader nell'ambito della trasmissione che curo per la radio, per la web TV, che è Libertaria, che più o meno va a indagare sulla galassia, no, di movimenti libertari, indipendentisti, e mi sembra fatto di una certa importanza. Tra l'altro hanno una piattaforma che non è molto, molto lontana, no? Sono indipendentisti ma non violenti, antinuclearisti. Non è il solito partito identitario del tipo fuori di stranieri, insomma, ci siamo capiti, no? Quindi, sì, assolutamente. No, sono molto un po' di questo piccolo fenomeno qui. Ma diciamo che è un fenomeno che pian piano è stata, si può definire brace, che pian piano ha preso attecchito, nel senso che loro da piccolissima formazione sono riusciti nel giro di pochi anni ad avere la fiducia da parte della gente. Per pochissimo, purtroppo, l'anno scorso il leader del partito, Gavino Sale, esatto, non è riuscito ad essere eletto in consiglio regionale. Peccato, perché la sua presenza sarebbe stata, non dico fondamentale, ma sicuramente importante, anche perché avrebbe caratterizzato il dibattito su temi sicuramente interessanti, anche se da solo, e conosciamo bene insomma cosa si può fare. Diciamo che è un fenomeno molto interessante. Abbiamo tentato anche un approccio con loro, però loro hanno difficoltà probabilmente a confrontarsi con i partiti nazionali, però diciamo che a livello personale c'è molta stima e molta amicizia con molti dei compagni, io li chiamo così, dei compagni dell'IRS, e quindi secondo me è assolutamente un fenomeno da seguire e da registrare. Poi hanno anche, diciamo, approfittato anche da una crisi di credibilità dell'autonomismo sardo, no? Perché c'è stata la spaccatura del PSZ, del Partito Sardo d'Azione, no? Del PISDAS, una a centrodestra, una a centrosinistra, insomma, ha perso esatto, un po' di, esatto, no?
Sì, diciamo che la scissione è storica, nel senso che l'Italia ormai ha gli anni 30, addirittura ci furono i lussiani che uscirono dal Partito Sardo, perché all'inizio addirittura ci fu da parte di Mussolini un tentativo di poter acquistare la credibilità nei confronti della destra del Partito Sardo, e cosa che in qualche modo ci riuscì, infatti vennero alla luce i cosiddetti sardo-fascisti. Invece Emilio Lussu, leggendario capitano della Brigata Sassari, fondò la Brigata dei Rossomuori, che assolutamente erano su posizioni ben diverse e lontane. Infatti non per nulla, secondo me Emilio Lussu può essere tranquillamente iscritto nell'albo degli antifascisti storici, nonostante tutte le sue peripezie, difficoltà di inserimento anche all'interno di un partito, perché poi lui uscì dal Partito Sardo d'Azione nel 1946 per poi aderire al PSIUP, per poi successivamente aderire al Partito Socialista, per cui tutta una storia molto particolare, quella di Lussu, però molto affascinante come personaggio, e sicuramente rimane in Sardegna una delle figure più importanti di riferimento per l'autonomismo regionale. Che poi va a intercettare, no, la storia del movimento radicale ante, no, perché bene o male il Partito Radicale, come ben sai, nasce anche dal concorso dell'intelligenza degli esponenti del Partito d'Azione, quindi insomma... Certo, da Pardi, laico, antifascista, sì. Va da sé, insomma, no? Quindi, certo, assolutamente. È anche un pezzo della nostra storia. Sì, infatti, decisamente. È molto interessante appunto pensare, magari avevo pensato in passato di sarebbe stato bello organizzare un dibattito su un'altra figura che è pressoché sconosciuta, forse in Sardegna è conosciuta, però diciamo che a livello nazionale ha poca risonanza, come Giovanni Battista Puggioni, che è uno dei padri dell'autonomismo sardo, e anche quello sarebbe interessante riuscire a sviluppare un dibattito attorno a questa figura qua. Invece volevo raccontare quello che è successo a Cagliari qualche tempo fa, ovvero la settimana scorsa. Praticamente c'è stato un episodio abbastanza, diciamo, tra virgolette, ridicolo, però è significativo di quello che è la realtà locale. Un episodio di omofobia. Sono stati protagonisti due ragazzi che sulla spiaggia del Poetto... Sì, forse ho avuto, sì. Hai avuto modo di sentire? Di leggere, sì. Esatto, praticamente loro sono stati coinvolti una serata in spiaggia, non lo so, si stavano baciando, ma niente di particolare, due signori abbastanza indispettiti e preoccupati hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti, hanno cercato di querelare, hanno cercato di capire esattamente cosa stava succedendo, addirittura chiedendo la possibilità ai denuncianti di querelare questi due ragazzi, insomma, tutta una vicenda abbastanza particolare, però significativa dei malumori sono. Sì, assolutamente sì. Rispetto a questa cosa. E, tra l'altro, volevo sottolineare invece un'iniziativa importante che loro hanno deciso di fare, che magari tra virgolette, passatemi in termine, pittoresca, però sicuramente significativa. Il 28 di agosto ci sarà, hanno organizzato questa cosa che si chiama Kiss on the Beach, ovvero praticamente. Faranno una sorta di bacio pubblico, fusioni naturalmente normali, tra virgolette, senza trascendere, faranno questa cosa qua e vediamo cosa succederà. Insomma, credo un atto di disobbedienza civile, chiamiamolo così. Mai l'aggettivo civile fu usato con maggiore pertinenza, direi, no? Esatto. Mi sembra che abbiamo quasi esaurito gli argomenti, poi non lo so se hai altre domande. Sì, se mi farà... anche come tempi penso che stiamo quasi al limite, premono ulteriori collegamenti. Vabbè, domanda di Rido, che ne pensi di questo esperimento? Questa è la prima volta che intervieni, la settimana scorsa c'erano dei problemi di tecnici, se non vado errato, quindi puoi dare un parere un attimino più probante sulla formula. Ti ripeto, ti dico che non abbiamo, diciamo, un audience straordinaria, però cioè, io credo che comunque sia frutto del periodo vacanziero, perché abbiamo avuto numeri settimane scorse, abbiamo avuto numeri anche un po' più interessanti, insomma, quindi certo. No, assolutamente applauso assolutamente a queste iniziative, sono convinto che con un intervento ci sarà un'impennata di ascolti. Vediamo un po'. Beh, dai, sì, ovviamente siamo passati, abbiamo avuto da 4, quanti sia? No, da 8, 9 a 11, quindi Caspita, hai visto.
sto scherzando. Vabbè, guarda, generalmente settimane passate siamo arrivati oltre i 30, ti ripeto, sembrano piccoli numeri, però io per esempio ti faccio il raffronto con un evento, diciamo, che è stato il Tea Party di Forte dei Marmi di settimana scorsa, dove tra l'altro erano intervenuti personaggi politici di rilievo, tipo Capezzone, eccetera, eccetera. Vabbè, ancorché si possa ritenere di rilievo, vabbè, ma questo è un altro discorso, ovviamente andremo, esuleremo dall'ambito politico. Dicevo, avevano un audience, una televisione, una web TV attorno ai 10-12, quindi, cioè, per dirti, non è che in realtà siamo andati oltre i 30, quindi è chiaro che dobbiamo confrontarci con piccoli numeri, però pian piano possono crescere, insomma, un po' il tam-tam, un po' i social networks, eccetera, eccetera. Sì. No, il sito, soprattutto, popolare il sito con commenti, chiose, articoli, video e quant'altro. Quindi, e questa è una chiamata alle armi dalla quale non puoi farti esente, insomma, pena gravi sanzioni di renitenza alla leva, quindi dovrei uniformarti, diciamo. Io che sono un disertore storico e obiettore di coscienza dovrò... Vabbè, sì, sto scherzando. Comunque assolutamente bravissimi compagni. Violente, diciamo. Certo, ci mancherebbe. Assolutamente bellissima iniziativa. Mi auguro di poter essere ospite anche nelle prossime settimane. Non so il giorno di Ferragosto perché forse mi concederò un giorno. Comunque bravissimi. Ritengo che veramente... finalmente sentiva proprio la necessità di un'iniziativa di questo genere. Tra l'altro siete coraggiosi perché ci state mettendo impegno, tempo, sicuramente siamo anche coraggiosi, stanchezza. Anche un pizzico di incoscienza che non guasta mai nella vita, insomma, perché ci si limiti al pizzico, molti trascendono questo limite, diciamo, quindi. Sì, vabbè, comunque secondo me da qui a pochi giorni, cioè poche settimane, questa cosa avrà i suoi frutti, anche perché è sicuramente utile anche per divulgare proprio le iniziative radicali anche molto a un ambito più... naturalmente, molto di questo naturalmente è merito vostro, perché naturalmente senza la materia che dia vita a questa iniziativa, chiaramente tutto, no, deperirebbe. Gli interventi sono il sale di cui ci nutriamo, diciamo. Certo, ma mi riservo in futuro, se volete, magari di poter pensare anche di organizzare, non so, un collegamento, cioè anche magari un vero e proprio servizi sulla realtà locale, vediamo un po'. Certo, magari una rubrica pensata diciamo sulle questioni. Una finestra su quelle che sono praticamente la realtà locale. Assolutamente sì. Mm-hmm. Quindi io ti faccio chiede Roberto se sei in mailing list, così ti arriverà una caterva di... Penso proprio di sì, penso mi proprio di sì. Sono... Sì, dovrei... Allora, fino adesso? Se si iscrive o no. Allora mi invita Roberto a sapere se ti iscrivi o no all'associazione, quindi a proposito di chiamata... Assolutamente. Quanto costa l'iscrizione? Quanto costa? 25 euro. Però va bene. Considera come fatto, perfetto. Non c'è comodamente rateizzabili qui. In 12 rate da 20 centesimi, 2,50. L'angolo dell'umorismo, dai. No, lo possiamo. Passami l'auricolare. Ok, ti passo. No, l'altro. Ok. Carlo, scusami, io mi ero un attimo abbioccato. No, hai fatto bene. Spudoratamente. No, stavo dicendo, fuori di scherzo, questo è un progetto che potrebbe interessarti, cioè anche proprio per farne parte e collaborare, far parte dello staff, tutto quanto. Tu sei in mailing list, ricevi le mail della mailing list, giusto? Mi sembra proprio di sì, adesso controllo, poi magari se non l'ho ancora fatto, assolutamente, provvedo immediatamente. Comunque presumo sono che sono una caterba, quindi se non ricevi dimmelo, così ti inserisco in mailing list. E poi volevo chiederti se sei interessato anche all'iscrizione, a preannunciare la tua iscrizione. Assolutamente, allora facciamo così, facciamo una cosa ufficiale, mi abbottono il primo bottone no, allora diciamo che vi ringrazio e sono grato della vostra disponibilità. Preannuncio da subito la mia iscrizione all'associazione TV Radicale. Come la chiamiamo? tvradicale.it? Sì, TV Radicale, poi adesso diciamo. Comunque in mailing list dovresti trovare anche lo statuto. Allora dimmelo se non sai. Allora, quindi io metto: oggi in diretta abbiamo raccolto le adesioni e l'iscrizione all'associazione di Giuseppe Rippa, di Alessandro Massari e adesso di Carlo Loi. Perfetto. Quindi siamo contentissimi. Successo. Carlo, veramente ti ringraziamo per il collegamento, lo ripeteremo presto e magari appunto con una tua rubrica
a questo punto controlla subito se sei mailing list, dovresti esserlo sinceramente, perché mi sembra, te lo dico subito, guarda, se sei mailing list anche oggi abbiamo tempo. Sì, sì, assolutamente. Poi magari la prossima volta mi fai la domanda com'è che sono diventato radicale. Ah, giusto, non te l'ha fatta Salvatore. No, beh, Salvatore allora, non me l'ha fatta. Subito, com'è che sei diventato radicale? Com'è che sei diventato radicale? Allora, diciamo che è una storia abbastanza particolare, nel senso che, allora, io divento radicale nel lontano 83, nel senso che ascoltavo la radio. Anch'io, ascoltando la radio. Ascoltavo la radio e praticamente c'era praticamente un famosi tavolo di informazione contro lo sterminio per fame nel mondo, e quella è stata la mia prima iniziativa alla quale ho aderito con molto entusiasmo. Facevamo dei tavoli dove riuscivamo a raccogliere tantissimi soldi, anche incredibilmente, cioè pensate che erano tavoli allora, ancora c'erano le lire, quindi facevano 300.000 lire a tavolo, che erano moltissime secondo me, per 2 ore di tavolo, 3 ore di tavolo, cioè proprio la gente era disponibilissima nei nostri confronti, tant'è che Cagliari ha una vecchia tradizione radicale. Marco Pannella ogni volta non finisce mai di sottolineare questo aspetto, che la Sardegna, soprattutto Cagliari, ha grosse potenzialità, tant'è che abbiamo raggiunto risultati veramente importanti. Tenete conto che le precedenti europee, no, anche queste europee abbiamo raggiunto praticamente forse l'8,5%, eravamo praticamente il terzo partito in città per numero di voti, che non è poco, tenendo conto che da parte nostra come associazione sì, vabbè, siamo presenti, però diciamo che non è che facciamo tantissima attività, però forse questo è più legato a un rapporto diretto con Marco e altri suoi compagni storici con la città. Infatti diciamo che poi altre iniziative significative, come stava dicendo prima, come, chi era il compagno che è intervenuto prima di me, forse Mario. Esatto, Mario Salvatore, Mario, sì, esatto, c'era Mario, cioè il caso Torto era assolutamente quello che caratterizzò praticamente tutta la mia adolescenza radicale, diciamo. Sì, secondo me sei vicino al 67, no? Che anno sei? 68. Quindi più o meno le battaglie comuni. Io ricordo di essermi messo a piangere il giorno in cui ci fu la sentenza di assoluzione di Enzo Tortora, il collegamento della radio radicale. Enzo si è stato assolto, cioè fu una cosa, una battaglia bellissima quella per la giustizia giusta. Carlo, non sei in mail in lista, a questo punto ti invito a dare in diretta la tua email personale. Rimane agli notizio criminis. Non sei in lista. Ok, ve la do subito in diretta, allora rimediamo subito, che è esattamente questa, Radicali Cagliari. Radicali Cagliari. Punto. Carlo Loi con la I e non con la Y, poi vi spiego perché c'è un altro Carlo Loi, non ho capito perché. Chiocciola gmail.com. gmail.com. Radicali Cagliari. Carlo Loi at gmail.com. Ottimo. Perfetto. Allora, se stai tutto sì. Adesso riceverai una caterba di mail, controlla sulla mailing list anche i post che ci sono riguardo ai nuovi format, se sei interessato a pensare a un format, a una conduzione fatta interamente da te, la proponi e sicuramente sarà accolta. Va bene, adesso come nella migliore tradizione si faceva in passato, vi ricordate la radio, lascio anche il mio numero di telefono per chi vuole avere contatti direttamente con l'associazione Radicali Cagliari, lo faccio o non lo faccio? Che dite? No, sì, fallo, assolutamente sì. Interattivo, okay. Diciamo. Tanto siamo in 4-5, fortunatamente spero che non la senta nessuno. Ma in questo momento siamo forse anche 17. 17, quindi numero per una, Facebook, per una volta fortunato. Pensate una cosa, pensate che il numero 17 è una costante nella mia vita. Praticamente io mi giro, guardo un cartello, numero 17, numero civico 17. C'è una cosa assurda, 17 fortuna, mi perseguita. Fortuna. Sì, sì, ne sono convinto anch'io. Assolutamente. Allora, il numero è questo: 349 349 35 34 338. 349 35 34 338. Perfetto. Okay. Allora, tutte le decine, le centinaia, ma cosa dico, le migliaia di web spettatori di TV Radicale ti contatteranno presto. Al prossimo appuntamento, Carlo, scrivi mail in list e preannuncia anche lì la tua iscrizione, va bene? Ok, un abbraccio ragazzi, grazie per un saluto continentale.
Ciao. Salutiamo ciao. Carlo Loi, segretario dell'Associazione Radicali Italiani e anche componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, e ci prepariamo al prossimo collegamento. Non abbiamo fatto delle prove, come ci dobbiamo scusare con Riccardo Macchioni perché non ci eravamo accorti di non averlo inserito in palinsesto per un errore macchiano. Teniamo così in diretta. Ecco Riccardo, dovresti togliere l'audio dalla web TV altrimenti hai il ritorno. Pronto? Ci sei? Ci sentiamo benissimo. Pronto? Mi vedi anche? No, dovresti mandarci il video e poi il collegamento è perfetto. Allora, aspetta, riproviamo? Riprovi a chiamarmi fra un attimo? Sì, se no puoi chiamarmi te con via videochiamata, forse ti viene più semplice. Va bene. Ecco, scusate questo inconveniente tecnico, non è un inconveniente, ma non abbiamo fatto le prove con Riccardo e quindi per questo intanto ricordiamo quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Allora, dopo questo collegamento trasmetteremo una registrazione di un collegamento fatto durante la settimana con Silvana Bononcini dal titolo Libertiamo. Ah, quindi alla fine siamo riusciti a... E dopo, successivamente, avremo lo spazio Israel Chat con Dimitri Buffa. E poi per chiudere le trasmissioni il collegamento con Caserta, dove vi sarà una bellissima riunione con tutte le associazioni radicali campane. Ecco, siamo di nuovo collegati con Riccardo,